Ebbene sì, sono ricaduto nel peccato. Avevo deciso di non guardare la partita. Oggi è la giornata delle confessioni, ragazzi. Oggi è la giornata delle confessioni, veramente. Ho cominciato ad ascoltare come si faceva una volta la partita su Radio Bianconera. 3-0. Non vi nascondo, ragazzi, che ho godicchiato. Non vi nascondo che ho godicchiato. Non ve lo nascondo affatto. Sincerità per sincerità, ragazzi, bisogna dirlo. Tutto questo niente, poi quando Santarelli, che mi sa che era allo stadio a Bologna, ha detto del gol di Chiesa, ho cominciato a godicchiare un po' meno. Poi Bilic e poi Ildiz 3-3. È un punteggio che deve essere una lezione per tutti, perché sul 3-0 anche io ho visto i commenti su X, eccetera, eccetera, e l'ho detto, godicchiavo. Poi però ho provato a guardare gli highlights su 3-3 dei gol. Partita completamente inutile, ben inteso. E ho guardato un bel gol di Chiesa, di opportunismo. Al Bologna mancavano un sacco di calciatori. Dicono abbia fatto una gran partita, Calafiori 2 gol. Calafiori. Oh, poi il gol di Milik su punizione deviata e poi il bel gol di Ildiz. Ribadisco, ammetto candidamente che sul 3-0 godicchiavo. Ma godicchio, a parte per il mio odio atavico verso chi ci mandò al tempo in Serie B, chi permise di mandarci in Serie B, chi ha permesso tutto questo l'anno scorso, chi ha quelle facce da, non voglio dire, usare termini forti, facce da della società. Godicchiavo per loro, godicchiavo per quei bastardi che hanno gufato. Pur professandosi juventini, hanno gufato per 3 anni contro la squadra. E adesso che è successo quello che è successo, su 3-0 ammetto che godicchiavo, raga. Ho provato poi a guardare gli highlights e niente, ho visto Chiesa, ho visto Milik. Questi ragazzi che si abbracciavano dopo il 3-3 e ho detto, ma tu non sei questo. Tu non sei questo. Tu non sei questo. E ho pensato come questo veleno che ci è stato inoculato da qualche figlio di puttana, di opinionista, e da qualche sedicente juventino che parola mia, ce l'avessi faccia a faccia, gli metto le mani addosso, veramente. Ce l'avessi faccia a faccia gli metto le mani addosso, guardate, veramente lo dico. Sì, lo so, sarà un veleno brutto, bruttissimo, durissimo da estirpare. Io mantengo la mia avversione per questa proprietà e questa società, la mia totale avversione. E lì per lì mi viene da augurargli tutto il male possibile. Qualcuno parlava di fair play finanziario, amico mio, non lo so come funziona. Fatto sta che io ho l'impressione che per questo ogni scusa è buona per ridimensionarci, per fare i loro giochetti, sporchi giochetti politici. Odio questa proprietà. E se è vero come è vero che un giorno arriverà Bezos, sarà quella la vera. Sarà un grande giorno per noi juventini quello.
Io poi oggi pomeriggio, nel video di oggi pomeriggio, ho omesso di dire un particolare. In questi giorni ho visto qualche imbecille parlare di liberazione, festa della liberazione, il nostro 25 aprile. Allora, io sono un ex, no, ex, sono un tesserato di Fratelli d'Italia, io. Io ho iniziato la mia militanza politica nel movimento sociale. Quindi sapete benissimo qual è la mia cultura politica. Però guardate, mischiare il 25 aprile, gente che è morta per un ideale, per un'aspirazione di libertà, per un ideale politico, anche per installare la dittatura del proletariato e anche quelli che erano dall'altra parte, gente che ha festeggiato la vera liberazione. Poi c'è chi ha la sua idea in mezzo a quel periodo là, chi ne ha un'altra. Io quando ho sentito paragonare i discorsi di Allegri al 25 aprile del 45, io veramente metterei le mani addosso a chi fa questo paragone ignobile. Io non canterò mai Bella ciao in vita mia. Però dai racconti dei miei nonni so cos'è stata quella roba. E paragonare e accostare quella immane tragedia che fu la Seconda Guerra Mondiale a una semplice crociata contro una persona, veramente metterei le mani addosso a chi fa queste robe qua. Senza il minimo rispetto, un'ignoranza totale. Che secondo me in molti casi viene anche da uno pseudo pensiero politico, facile fare l'accostamento. Io oggi ve l'ho detto. E allora poi mi sono reso conto, guardando gli highlights, no, tu non sei questo, tu non sei questo. Tu hai gioito per questi ragazzi, ti sei disperato per questi ragazzi. Lascia stare quei chi è in tribuna autorità, lascia perdere, lascia perdere. Tu hai pianto per quei colori. Non puoi essere questo. Lo so, sarà durissima, ma questo veleno me lo devo togliere. Mister Allegri rimarrà sempre qui. Sempre qui, rimarrà Mister Allegri, sempre qui. Nel mio cuore, come c'è ancora Mister Conte d'altronde. Come c'è ancora Andrea Pirlo, assolutamente. Persino Gigi Maifredi, sì, la sua annata è da dimenticare, ma Gigi Maifredi era juventino vero, tifosissimo della Juventus, Gigi Maifredi. Io non ho mai, ma guarda, ma neanche per Sarri, nonostante tutto, neanche per Sarri ho. Semplicemente, quando lui è uscito con Lione, io pensavo alla Juve che era uscita dalla Champions. Non pensavo a Sarri. Non pensavo a Sarri. Io pensavo alla Juve che era uscita dalla Champions. E ora dopo 3 anni di questo schifo, di questo veleno, e dopo aver godicchiato, un po' me ne vergogno, sul 3-0, poi guardando le immagini, guardando Chiesa, Gatti, Milik, Ildiz esultare, no, tu non puoi essere questo. Tu non devi essere questo. Tu non devi essere questo. Ribadisco, credetemi. Chi ha accostato il 25 aprile all'esonero di Allegri, lo so, è impossibile. Io avrei voluto che avesse fatto una tale affermazione dinanzi a un figlio di un partigiano. E io sono dall'altra parte politicamente. Io vorrei che un bel giorno pronunciasse questi deliri davanti al figlio di un partigiano e che questo gli faccia una faccia di schiaffi così. Perché io è vero che
che politicamente sono dall'altra parte. Chiaro che non sono per i nazisti io, assolutamente. Assolutamente. Chi ha magari avuto il nonno morto in guerra, vorrei che dicesse, facesse questa che parlasse di liberazione dinanzi a un nipote di un nonno morto in guerra, e vorrei che questi gli faccia una faccia di schiaffi così. Io li ho avuti i nonni in guerra. Io li ho avuti i nonni in guerra. E uno di questi è vivo per miracolo, rimase vivo per miracolo dopo una bomba titina in Jugoslavia. Farò fatica a espellere questo veleno inoculato da opinionisti, ex calciatori, giornalisti da quattro soldi. Gentaglia che si è messa nel tubo, ribadisco, veramente, vi giuro, ce l'avessi di fronte gli metto le mani addosso, credetemi, veramente, credetemi. Comunque Bologna-Juve 3-3, spero che questa partita, dove su 3-0 in tanti abbiamo godicchiato, lo ammetto, su 3-3 magari l'hanno godicchiato gli altri, pareggio salomonico. Spero che questo schifo di atteggiamento finisca quanto prima, ma soprattutto il mio auspicio è che chi ha avvelenato i pozzi tra i tifosi juventini sia isolato per sempre. Quello per me non è tifare Juve, quella è feccia. Quella è feccia. Veramente. Anche a me su X, ve l'ho detto, hanno dato, metti il poster di Allegri, credetemi, ce l'avessi di fronte, non lo so, mi metto nei guai, ce l'avessi di fronte mi metto nei guai, ve lo dico, io non lo so, un cuore da ultra, se non me ne vergogno, nome ultra Sbarletta, ultra Juventus, io sogno di andare a guardare una partita in curva, ma deve sparire questo veleno, inoculatoci da chi sappiamo. Io lo scorso anno, Juve Siviglia, ci fu un coro della curva che suscitò polemiche. Allora lo disapprovai, oggi lo canterei. Perché questa gente mi stava scippando la mia passione. Mi sono reso conto che mi stava togliendo pian piano la mia passione. Sarà duro espellere questo veleno, ce n'ho tanto in corpo ancora, ma lo espellerò. Buonanotte, Forza Juventus, e grazie, Mister Allegri.